Buon pomeriggio, benvenuti a questo nuovo webcast offerto da Scary Academy. Io sono Lara Garlassi, sono avvocato in Reggio Emilia e Registered European Lawyer. Oggi esaminerò insieme a voi le caratteristiche principali del contratto di Rent to Buy. Un contratto poco applicato e forse anche poco conosciuto. E tuttavia, contratto tipico previsto, introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legge 133-2014, da un unico articolo di questo provvedimento normativo, l'articolo 23, che è stato poi convertito in legge con la legge numero 164 del 2014, entrata in vigore il 13 settembre 2014. Viene definito il contratto di rent to buy compreso tra i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Quindi un contratto diverso tra i contratti diversi dell'allocazione finanziaria che prevedono l'immediata concessione in godimento di un immobile con il diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, imputando la parte di canone stabilita nel contratto al corrispettivo del trasferimento. Così, questa è la definizione che il legislatore dà letteralmente, descrivendo quindi un po' quello che è il meccanismo del rent to buy. È un contratto che è stato concepito per cercare di far fronte alla stagnazione del mercato immobiliare, quindi alla difficoltà di accedere anche al credito bancario per poter acquistare gli immobili. E pertanto il legislatore ha pensato ad un contratto che consenta al conduttore di ottenere immediatamente, con la stipula del contratto, il godimento dell'immobile, con la possibilità di pagare il prezzo a rate, salvo, scaduto un termine stabilito nel contratto, provvedere poi al saldo del prezzo. Quindi, in sostanza, abbiamo due parti del contratto. Da un lato abbiamo il proprietario, concedente, venditore e dall'altro il conduttore, possibile acquirente. Il concedente concede immediatamente, subito dopo la stipula del contratto di rent to buy, l'immobile in godimento al concedente e si obbliga a venderlo entro il termine stabilito nel contratto. Il conduttore, dal momento della stipulazione del contratto, ha diritto al godimento dell'immobile, al pacifico godimento dell'immobile, ha l'obbligo di pagare un canone che ha due componenti, costituite da due componenti, una parte destinata a canone di locazione vero e proprio, quindi che viene una somma che viene corrisposta per compensare il godimento dell'immobile, e un'altra parte che viene invece imputata in acconto sul prezzo finale di vendita o di acquisto dell'immobile. Quindi per questo vi dicevo pagamento rateale, perché una parte di prezzo viene pagata dall'acquirente nel corso del contratto insieme al canone. È una componente del canone che viene pagato. Ancora, l'acquirente ha il diritto di decidere entro il termine stabilito nel contratto se acquistare o meno l'immobile. Quindi ha un'opzione di acquisto, una facoltà di acquistare o meno, senza che eventualmente, qualora decida di non acquistare, gli si possa imputare alcun inadempimento. Entrambe le parti del contratto possono essere persone fisiche o giuridiche e il contratto di rent to buy può riguardare qualunque tipo di immobile, quindi immobile ad uso abitativo, ad uso commerciale, addirittura anche immobili da costruire. Quindi è un contratto che viene articolato in due fasi. Una prima fase, che è proprio assimilabile ad un contratto di locazione, che prevede appunto, a seguito della stipula del contratto, la concessione in godimento dell'immobile a favore del conduttore, che deve pagare ovviamente il canone convenuto, comprensivo, abbiamo visto, anche della quota imputabile in conto prezzo di acquisto. Quindi è la seconda fase, che però è solo eventuale. Ed è riguarda la compravendita, la vendita dell'immobile, cioè il trasferimento
dell'immobile al conduttore. Prevede la normale stipula di un atto di vendita, di un rocito notarile, insomma. Vi dicevo, è una fase solo eventuale perché il conduttore ha solo la facoltà, il diritto e non l'obbligo di acquistare l'immobile nel termine convenuto nel contratto, mentre invece il concedente rimane obbligato a vendere. Quindi diciamo che la parte obbligata è solo il concedente. L'acquirente, il conduttore, può liberamente scegliere se acquistare o meno. Quindi, se il conduttore decide di acquistare, il concedente è obbligato a trasferirgli il bene e ovviamente l'acquirente dovrà pagare il prezzo pattuito, decurtato ovviamente di quanto ha già pagato in conto prezzo insieme al canone durante l'esecuzione del contratto. Se il concedente fosse inadempiente all'obbligo di trasferire il bene, quindi ad esempio non volesse addivenire alla stipulazione dell'atto definitivo di vendita, il conduttore potrebbe o chiedere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, quindi il rimedio normalmente previsto anche per i contratti preliminari di vendita dall'articolo 2932 del Codice Civile, quindi agire giudizialmente per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Oppure può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, salvo in ogni caso diritto al risarcimento del danno. L'altra opzione, l'altra possibilità è che invece il conduttore, al termine stabilito, decida di non comperare e, ripeto, questo, diciamo così, rifiuto non determina un inadempimento, non va ad integrare alcun inadempimento contrattuale perché è una semplice facoltà del conduttore quella di acquistare. In questo caso, alla scadenza del termine convenuto, il contratto cessa di avere effetto e naturalmente il concedente avrà diritto alla restituzione dell'immobile e a trattenere le somme che sono state pagate dal concedente a titolo per il godimento, per la locazione e l'utilizzo dell'immobile durante il contratto. Dovrà invece il concedente restituire, dovrà invece restituire le somme che sono imputate in acconto sul prezzo. Ovviamente, questo lo si capisce perché venendo meno l'acquisto dell'immobile, si tratta di somme che restano prive di causa e quindi devono essere restituite al conduttore. I rent to buy, nella stragrande, quasi totalità, dei casi, prevede, ad oggetto il diritto di proprietà, cioè prevede che il conduttore possa, decidere se acquistare o meno la proprietà dell'immobile. Tuttavia, è possibile un rent to buy che ha ad oggetto anche diritti reali minori, quindi potrebbe avere ad oggetto tranquillamente un diritto di usufrutto oppure un diritto di uso di un immobile. Quali sono le clausole del contratto, necessarie che non possono mancare nel contratto di rent to buy? E, oltre alle generalità delle parti, sarà necessario indicare i dati dell'immobile, quindi necessari per identificare l'immobile, i dati catastali. Deve essere previsto il godimento dell'immediato dell'immobile in capo al conduttore, ovviamente dovrà essere specificata la durata del contratto. Deve essere attribuito al conduttore il diritto di acquistare l'immobile entro un certo termine. Un termine che non può essere inferiore, scusate, che non può essere superiore a 10 anni. Questo perché per salvaguardare gli effetti della trascrizione del contratto di rent to buy. Vedremo infatti che il legislatore prevede che sia trascritto nei registri immobiliari. Quindi, decorsi 10 anni, si perdono gli effetti della trascrizione e quindi anche gli effetti tutelanti nei confronti del conduttore. Il contratto dovrà anche prevedere ovviamente il canone convenuto dalle parti e le sue modalità di pagamento. E a questo proposito è importante sottolineare che il contratto deve necessariamente specificare quelle che sono le due componenti del canone, cioè la parte che è da imputare a canone di godimento e la parte che invece è da imputare in acconto sul prezzo di acquisto. Questa è una specificazione necessaria a pena di nullità perché si collega a quella che è la finalità del rent to buy, quindi un contratto di godimento finalizzato però alla vendita dell'immobile.
Il contratto ovviamente dovrà anche specificare il prezzo residuo che l'acquirente dovrà pagare qualora decida, nel termine stabilito, se acquist di acquistare l'immobile. Il contratto deve anche prevedere l'obbligo del concedente di imputare in conto prezzo la parte di canone destinata a tale finalità. Quindi, ma appunto in virtù di quella specificazione. Che vi ho detto prima, che deve esserci. Il contratto poi deve prevedere anche l'obbligo del concedente di restituire la quota di canone imputata in acconto sul prezzo di vendita in caso di mancato esercizio della facoltà di acquisto da parte del conduttore. Quindi se il conduttore non compra, il concedente dovrà restituirgli quanto ha percepito come acconto sulla vendita. Si tratta infatti, come abbiamo già visto, di somme che restano prive di causa. Ovviamente questi sono gli elementi, quelli che vi ho detto sono gli elementi essenziali del contratto di rent to buy. Nulla vieta alle parti di inserire delle clausole integrative, ulteriori pattuizioni, ad esempio, potrebbero prevedere delle clausole penali, per il caso di inadempimento, oppure anche, regolamentare il recesso dal contratto. Quanto alla forma, il legislatore prevede ne prevede la trascrizione, prevede che il contratto di rent to buy venga trascritto nei registri immobiliari, per cui la forma è quella dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. La trascrizione del contratto produce degli effetti a tutela soprattutto del conduttore acquirente. Nelle due fasi in cui si articola il contratto, quindi sia nella prima fase dove egli ha il godimento dell'immobile, sia nella successiva fase dove egli decida di addivenire alla vendita, all'acquisto dell'immobile. Un primo effetto, infatti, della trascrizione è l'opponibilità ai terzi del diritto del conduttore di godere dell'immobile per tutta la durata del contratto, quindi sarà tutelato nel caso in cui il concedente è infedele. Conceda il godimento dell'immobile anche ad altri soggetti, lo conceda in locazione, addirittura lo venda. Un altro effetto importante della trascrizione è il cosiddetto effetto prenotativo sul futuro acquisto, cioè è previsto che il conduttore che trascrive successivamente il suo contratto di acquisto dell'immobile prevale sui terzi che hanno trascritto dopo la trascrizione del contratto di rent to buy. Quindi prevale il suo acquisto sulle trascrizioni successive o anche iscrizioni di gravami a carico, ad esempio, del concedente. In sostanza, la trascrizione del rent to buy, del contratto di rent to buy, garantisce al concedente che in sostanza, grazie a questa trascrizione, gli effetti della trascrizione del contratto di acquisto retroagiscono in sostanza al momento della stipula del contratto di rent to buy, per cui il conduttore è sicuro di acquistare un immobile nello stesso stato di fatto in cui era al momento in cui ne ha ottenuto il godimento all'inizio del contratto, nel momento in cui ha stipulato il contratto appunto di rent to buy. Quindi in sostanza il conduttore attraverso la trascrizione viene tutelato da qualunque effetto pregiudizievole. Che possa dipendente, diciamo così, da situazioni giuridiche che riguardano il concedente. Ad esempio, iscrizione di ipoteche, oppure anche effetti, oppure anche atteggiamenti, atti, diciamo così, in malafede del concedente. Perché però si producano gli effetti della trascrizione, e quindi questi effetti tutelanti nei confronti dell'acquirente, è necessario che l'atto definitivo di vendita venga trascritto nel termine di 10 anni dal contratto di rent to buy, perché, come vi dicevo, decorso questo termine, l'effetto della trascrizione non opera più e quindi cessa anche, diciamo così, l'effetto di tutela nei confronti del conduttore. Vediamo ora quali sono gli obblighi delle parti che nascono dalla stipulazione del contratto. Allora, per quanto riguarda il conduttore, un primo obbligo, spesso disatteso perché è una clausola derogabile,
È quello di fare l'inventario degli arredi, dei macchinari eventuali, degli accessori che sono presenti nell'immobile. Un altro obbligo derogabile prevede la prestazione di una cauzione a favore del concedente. Normalmente l'importo di questa cauzione è stabilita dalle parti, ma molto spesso, analogamente a quanto avviene nel contratto normale di locazione, è pari a 3 mesi di canone. Ancora un altro obbligo del conduttore è quello di farsi carico delle spese e degli oneri di manutenzione e gestione ordinaria dell'immobile. Quindi dovrà, ad esempio, farsi carico delle piccole riparazioni e anche delle spese condominiali ordinarie. Il conduttore è poi custode, viene costituito custode dell'immobile, quindi dovrà adottare tutte quelle precauzioni necessarie e sufficienti per evitare i danni all'immobile che gli è concesso. Dovrà rispettarne anche la destinazione d'uso e ovviamente dovrà pagare il canone secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto. Per quanto invece riguarda il concedente deve farsi carico degli oneri delle spese di manutenzione e riparazione straordinaria. Dovrà ovviamente consegnare l'immobile al conduttore e garantirgli il pacifico godimento del bene, tutelandolo anche da eventuali molestie di terzi. Dovrà restituire al concedente le somme imputate in conto prezzo se l'acquirente decide di non acquistare il bene. Dovrà invece viceversa trasferirgli la proprietà o l'altro diritto oggetto del contratto qualora l'acquirente opti per l'acquisto. Qualora l'immobile oggetto del contratto rientri, faccia parte di un complesso condominiale, la ripartizione delle spese è quella che vi ho detto, per cui le spese di manutenzione ordinaria gravano sul conduttore acquirente, quelle invece di manutenzione straordinaria sul concedente. Mentre per quanto riguarda il diritto di voto in assemblea, il concedente avrà il diritto di voto nelle decisioni che riguardano le innovazioni e le opere di manutenzione straordinarie delle parti comuni, mentre l'acquirente, il conduttore, avrà diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano l'ordinaria amministrazione e il godimento dei servizi comuni. Vediamo quindi che cosa succede in caso di inadempimento agli obblighi del contratto, quali sono gli effetti e quali sono i rimedi previsti per entrambe le parti. Cominciamo dall'ipotesi in cui a rendersi inadempiente sia il concedente. Il conduttore ha due fondamentali rimedi. Può chiedere l'adempimento in forma specifica dell'obbligo che viene violato. Ad esempio, pensiamo al caso in cui il concedente si rende inadempiente all'obbligo di mantenere l'immobile, di procedere ad un'opera di manutenzione straordinaria dell'immobile. Oppure, in alternativa all'adempimento in forma specifica, potrà chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Naturalmente, la risoluzione è subordinata alle normali condizioni che il codice prevede per la risoluzione, e cioè deve trattarsi di un inadempimento che non ha scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra. Ovviamente in entrambi i casi avrà diritto il conduttore al risarcimento del danno. Peraltro, la legge prevede che in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del concedente, il conduttore abbia diritto alla restituzione della parte di canone percepito, che ha pagato, meglio, in acconto sul prezzo di vendita, maggiorata di interessi legali. Quindi il concedente inadempiente potrà trattenere solo quella parte di canone percepita per il godimento dell'immobile. Si tratta però questa di una previsione derogabile, ma solo in senso peggiorativo per il concedente. Non quindi in senso migliorativo per il concedente. Quindi potrebbe essere stabilito legittimamente che oltre appunto a dover restituire i canoni percepiti in acconto prezzo,
in acconto sul prezzo di vendita, debba ad esempio pagare una penale, oppure debba anche restituire quella parte di canone percepita per il godimento dell'immobile. Ripeto, la deroga è ammessa solo in senso peggiorativo per il concedente. Un'ulteriore tutela del conduttore in caso di inadempimento del concedente riguarda il privilegio speciale sull'immobile a garanzia del credito dell'acquirente. Quindi, grazie appunto, la legge riconosce all'acquirente un privilegio speciale sull'immobile per quei crediti che vanta nei confronti del concedente. E quindi naturalmente potrà far valere questo privilegio speciale, ad esempio, qualora dovesse insinuarsi nel passivo fallimentare in caso di fallimento del concedente, oppure tutte le volte in cui dovrà agire per il recupero delle somme che gli spettano nei confronti del concedente. Vediamo ora l'ipotesi di inadempimento del conduttore. Quali sono i rimedi previsti a favore del concedente? Il concedente può promuovere l'esecuzione forzata sui beni del conduttore, quindi per recuperare il suo credito. Pensiamo ad esempio all'ipotesi che non venga pagato il canone o non vengano pagate le spese condominiali. Anche lui potrà chiedere sicuramente l'adempimento in forma specifica dell'obbligo che è inadempiuto. Ad esempio, pensiamo al caso in cui il conduttore non ottemperi all'obbligo di mantenere una parte dell'immobile. Oppure potrà chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Ovviamente, anche in questo caso vale la stessa regola, dovrà trattarsi di un inadempimento non di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. A questo proposito, riguardo al mancato pagamento del canone, il legislatore ha operato ex ante una valutazione sulla gravità dell'inadempimento, prevedendo che il contratto si risolva in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo di un numero minimo di canoni stabilito dalle parti, ma non inferiore a un ventesimo del loro numero complessivo. Ora, questo limite, di un ventesimo può essere derogato dalle parti nel contratto, ma solo innalzando questo limite, non quindi in senso, non quindi non può essere derogato al ribasso. Quindi questo limite, questa previsione, diciamo così, limita ovviamente la possibilità di, e si tratta di una clausola sicuramente, diciamo così, limitativa per il concedente. E qualora appunto il conduttore si rende inadempiente al pagamento del canone. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, il concedente ha ovviamente diritto alla restituzione dell'immobile e ha diritto a trattenere tutti i canoni percepiti sino a quel momento per l'intero loro importo, quindi sia per la parte che viene imputata, che è stata imputata al canone per il godimento dell'immobile, sia per la parte imputata ad acconto sul prezzo di vendita. Può trattenere quindi l'intero canone a titolo di indennità per il danno subito, salvo ovviamente il diritto al risarcimento del maggior danno e salvo ovviamente il diritto di agire per il recupero di tutti i canoni che sono scaduti e che non sono stati pagati. Ecco, riguardo all'obbligo di restituzione dell'immobile, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile se l'acquirente decide di non comprare, oppure in caso di risoluzione per l'inadempimento del conduttore, che ad esempio non paga il canone. Ora, qualora questo obbligo restitutorio non venga adempiuto e quindi il conduttore non riconsegni spontaneamente l'immobile, il
concedente potrà, o promuovere l'esecuzione potrà promuovere l'esecuzione forzata per consegna o rilascio dell'immobile. Quindi la procedura prevista con l'ufficiale giudiziario per ottenere il rilascio forzoso dell'immobile e potrà avvalersi anche del procedimento speciale per la convalida di sfratto. Per quanto riguarda il titolo esecutivo, qualora rent to buy sia stato stipulato nella forma dell'atto pubblico, il concedente si sarà già precostituito un titolo esecutivo e quindi potrà avviare immediatamente la procedura esecutiva, senza bisogno di ricorrere ad un procedimento giudiziale che gli dia un titolo prodromico all'esecuzione. Se invece il contratto di rent to buy è stato stipulato in scrittura privata autenticata, sappiamo che la scrittura privata autenticata può valere come titolo esecutivo solo per quanto riguarda l'obbligazione di pagamento di somme. Quindi in questo caso non vi è un titolo esecutivo precostituito a favore del concedente, che dovrà procurarselo. Il contratto di rent to buy può essere ceduto a terzi, cioè il conduttore, prima però della sua scadenza e prima di avere optato per l'acquisto dell'immobile, potrà cedere a terzi il contratto, facendo quindi subentrare un altro soggetto, facendo subentrare un altro soggetto nella sua posizione giuridica, nei suoi obblighi e nei suoi diritti. Ovviamente è necessario innanzitutto che questa facoltà di cessione non sia stata espressamente esclusa dal contratto con una clausola ed è comunque necessario il consenso del concedente, consenso che può essere contestuale al momento alla cessione, oppure preventivo, quindi concesso preventivamente nel contratto tramite un'apposita clausola, oppure anche successivo, quindi rilasciato successivamente, sempre che naturalmente non siano venuti meno i presupposti per la cessione del contratto. Quindi, qualora si sia già divenuto alla stipula dell'atto di vendita, la cessione del contratto non è più possibile. Normalmente si ritiene che la cessione sia trascrivibile nei registri immobiliari, questo perché è un evento giuridico che va comunque a modificare un contratto di cui il legislatore prevede la trascrizione e l'effetto della cessione è il subentro del terzo cessionario nella posizione giuridica del cedente, con di regola la liberazione del cedente dai suoi obblighi. Questo però è un effetto non inderogabile, nel senso che potrebbe essere comunque previsto che il conduttore cedente resti comunque obbligato e non venga liberato dalle sue obbligazioni, con la conseguenza che il concedente potrà agire anche nei suoi confronti per esigere il rispetto degli obblighi del contratto. Con la cessione non possono essere modificati gli elementi essenziali del contratto di rent to buy, quindi saranno possibili solo modifiche meramente accessorie. Quali sono gli effetti del fallimento dei contraenti? Se fallisce il contratto in questo caso prosegue, nel senso che il curatore automaticamente subentra nella posizione giuridica contrattuale del concedente fallito e quindi avrà il diritto di riscuotere i canoni e qualora il conduttore decida di comprare, dovrà ovviamente divenire la stipula dell'atto di vendita. È poi previsto che l'azione revocatoria fallimentare non possa essere esercitata e venga esclusa quando ricorrono le seguenti condizioni. Il contratto è stato trascritto, è stato stipulato al giusto prezzo, quindi ad un prezzo congruo. Quando ha per oggetto il contratto scusate, ad oggetto un immobile ad uso abitativo che è destinato ad abitazione principale del conduttore oppure di suoi parenti o affini entro il terzo grado, oppure quando il contratto ha ad oggetto un immobile destinato a sede principale dell'impresa del conduttore,
Purché però alla data della dichiarazione di fallimento l'attività di impresa sia comunque iniziata e sia effettivamente esercitata, oppure comunque siano stati compiuti degli investimenti per darvi inizio. Abbiamo peraltro visto che il conduttore può insinuarsi nel passivo fallimentare e gode del privilegio speciale sull'immobile oggetto del rent to buy per i suoi crediti, per i crediti che vanta nei confronti del concedente, sempre che naturalmente non siano cessati gli effetti della trascrizione. Vediamo invece che cosa succede se fallisce il conduttore. In questo caso non si ha il subentro automatico del curatore fallimentare nella posizione del fallito, ma il fallimento del conduttore determina la sospensione degli effetti del contratto. Il contratto resta sospeso fin quando il curatore, con il consenso del comitato dei creditori, decide che cosa fare. Fondamentalmente può decidere quindi di subentrare nel contratto, assumendone quindi tutti i relativi obblighi e diritti, oppure sciogliersi dal contratto. In questo caso il concedente ha ovviamente diritto alla restituzione dell'immobile e potrà trattenere interamente i canoni che ha percepito fino a quel momento a titolo di indennità. Io ho concluso la mia esposizione, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro buona serata.